Non sia turbato il vostro cuore, il Vangelo del giorno riporta le bellissime parole di Gesù ai discepoli intristiti dall'imminente congedo e Francesco, nella sua omelia nella cappella di Santa Marta, sottolinea l'atteggiamento di Gesù, il pastore buono, l'amico che parla del cielo, la patria definitiva. Il Signore va a preparare il posto, spiega il pontefice, prepara la possibilità di vedere, di sentire, di capire la bellezza dell'eternità con Dio. I nostri occhi, continua Bergoglio, devono essere preparati per guardare il volto meraviglioso di Gesù, come chi è malato di cataratta vede molto meglio dopo un'operazione. Tutto il cammino della vita è un cammino di preparazione. Alcune volte il Signore deve farlo in fretta, come ha fatto col buon ladrone. Aveva soltanto pochi minuti per prepararlo e l'ha fatto. Ma il normale della vita è andare così, no? Lasciarsi preparare il cuore, gli occhi, l'udito, per arrivare a questa patria, perché quella è la nostra patria. Il cammino di fede non è alienazione. Il cuore ha bisogno di essere predisposto all'incontro definitivo con Cristo, deve imparare ad amare. Gesù ci dice: abbiate fede anche in me. Questo che io ti dico è la verità. Io non ti truffo. Io non ti inganno.